Considerato che fra le definite grandi opere il ponte sullo stretto di Messina non può ancora una volta essere riproposto, se non con il timore di essere picchiati da quanti sentono, il trionfalismo nazionale ha avuto un sussulto nei giorni scorsi e non per l'occupazione e la produzione che stanno andando a picco, ma per l'annuncio trionfale governativo entro pochi anni l'Italia sarà dotata di banda larga. Tutte le volte che si apre la possibilità di un grande investimento, cioè di una grossa mangiatoia, di una greppia, tutti sono pronti, tutti sappiamo chi, il capitalismo che non vuol rischiare, è pronto a tuffare il proprio muso per cercare di mordere qualcosa. Quindi la discrezione e il silenzio sono d'obbligo. Potrebbero costituire delle esposizioni negative per il futuro. Altrimenti ci sarebbe stata un'affermazione da fare, ma signori, cosa parliamo di banda larga dal momento che nel nostro paese esiste già da anni? Basta pagarla semplicemente, a costi altissimi. Ma anche i mezzi di informazione non hanno posto domande, si sono limitati a ragionare, a pubblicare quelli che erano gli scarni comunicati d'agenzia. Perché? Ma avrebbero guastato la festa, il trionfalismo governativo in pariglia con gli 80 euro promessi ai pensionati. Altrimenti, anche in questo caso, ci sarebbe stata una domanda molto semplice: ma questa famigerata banda larga a chi giova? Non certo al cittadino, il quale, se le compagnie telefoniche mantenessero le promesse fatte sulla velocità e non si fossero messe d'accordo fra di loro facendo cartello e praticando le tariffe fra le più alte d'Europa e le riparazioni fosse molto più semplice ottenerle, ebbene tutta questa esigenza della velocità, dell'ADSL, non ci sarebbe, se non da parte di società che già oggi possono farlo o da chi dalla mattina alla notte scarica film e file molto pesanti. Saranno gli imperi delle telecomunicazioni privati ad avvantaggiarsi, aiutati da una miriade di piccole e medie società che serviranno da massa di manovra, le quali potranno rifiutarsi di portare la fibra ottica in una determinata zona ritenuta poco remunerativa. Ma il contratto fatto con lo Stato parla chiaro. In questi casi sarà l'intera collettività a farsi carico dei collegamenti, secondo l'antico principio del capitalismo straccione nostrano: a noi i crediti e a voi, Stato, i debiti.